Ragazzi, vedete quante olive ha buttato a terra il vento stanotte, vedete quante olive! Il vento di scirocco ha devastato le nostre campagne e gli agricoltori disperati hanno filmato le olive ormai al suolo, quasi senza speranza. Non c'è pace per il settore olivicolo pugliese perché dopo l'allarme xylella, le gelate dello scorso inverno, anche la produzione di quest'anno è a rischio. Nonostante l'elevata qualità e quantità, pari al 60% del totale nazionale di quest'annata, si rischia di pagare un conto salatissimo e vedere vanificato il lavoro fatto dall'estate. Ad oggi. Non bastano le emergenze fitosanitarie e le condizioni climatiche avverse, il settore paga anche lo scotto di dichiarazioni avventate riguardanti il crollo del prezzo dell'olio extravergine d'oliva, diffuse in un giorno in cui le quotazioni indicavano tutt'altro, ha detto il presidente di Coppagri Puglia, Tommaso Battista. Il mercato, aggiunge, deve fare già i conti con altre realtà mediterranee e nostre principali competitors, come Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco. Il calo dei prezzi interni e la competizione con i paesi esteri, dunque, stanno mettendo a dura prova la tenuta del comparto. C'è bisogno di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole una campagna di promozione straordinaria dell'olio Evo che possa mitigare le inevitabili conseguenze negative per il comparto. A fargli eco anche il presidente di Coldiretti, Savino Muraglia, che ha detto come l'olio extravergine non può essere venduto a meno di 8 euro al litro. Bisogna guardare con più attenzione le etichette o acquistare direttamente da aziende olivicole e frantoiani che fanno della tracciabilità il fiore all'occhiello aziendale. Il problema comunque sarà discusso a Roma nel corso di un incontro convocato dal sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Labate, a cui parteciperà una delegazione di olivicoltori e frantoiani pugliesi.